come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Salutato Gesù Cristo, siamo giunti, cari fratelli, alla 29ª domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il Vangelo tratto ancora da San Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». È una grande lezione di onestà quella che Gesù ci sta offrendo con questo brano evangelico, ma andiamo un pochettino ad analizzare qualche particolare del brano che ci serva anche come approfondimento nella crescita spirituale, oltre che nella verifica su come noi ci comportiamo a riguardo. Partiamo da una considerazione: spesso per fare del male alcuni, e lo constatiamo, sono disposti a fare alleanze con chiunque, e lo vediamo nella nostra vita, lo vediamo nella vita politica, ce ne accorgiamo anche in certe circostanze, certe alleanze che sembrano veramente assurde, al fine di che? E poi, ecco, i risultati, scavando dentro, ci si accorge quella che era la finalità, eventualmente, quella di avere uno scopo, di andare contro, insieme, ma contro altri. L'odio ha il potere di accecare. E qui troviamo i farisei e gli erodiani che dicono a Gesù. I farisei e gli erodiani, che tra di loro non si potevano vedere, i primi che rivendicano la loro autonomia, la loro indipendenza, gli erodiani che sottolineano l'importanza della monarchia, questa Palestina che era sotto il dominio dei romani, quindi questo conflitto continuo che c'era. Entrambi comunque, mettendosi d'accordo per tramare qualcosa contro Gesù, e lo vedremo adesso su che cosa, dicono, fanno un riconoscimento: «Sappiamo che sei veritiero e non guardi in faccia a nessuno». Ecco, almeno questo lo riconoscono, questa libertà interiore di Gesù, la sua rettitudine, la sua coerenza. Gesù è questo, così si comportava con tutti e con ognuno. E la domanda: dici il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Al tempo di Gesù sulla Giudea incombeva pesantemente questa mano di Roma. Era umiliante, ma erano costretti a pagare un denaro a testa, il census. Erano esclusi semplicemente i bambini
e gli anziani. E sulla moneta era raffigurata l'immagine di Cesare. Era umiliante, dicevo, per gli ebrei questo, anche perché contraddiceva il primo comandamento, dove si proibiva di creare, di fare delle immagini, l'uso delle immagini. E c'era poi questo contributo, sì, che dovevano dare, ma lo dovevano dare per il mantenimento del tempio. Davano la decima per le spese che occorrevano. E quindi questa domanda, guardiamo, che vuole mettere in imbarazzo Gesù, per vedere se Gesù si fosse schierato dalla parte del popolo oppure subire una condanna da parte delle autorità. E Gesù smaschera l'ipocrisia. Gesù chiede che gli si mostri una moneta. Da qui, che cosa possiamo dedurre? Che Gesù non ha una moneta, la sta chiedendo: mostratemi una moneta. Gesù non ha denaro. Gli erodiani e i farisei invece sì, hanno la moneta che mostrano a Gesù. E qui c'è già il giudizio. Gesù è libero, cari fratelli, dalla schiavitù di Cesare. Loro no, loro sono schiavi a Cesare. E dunque la risposta data da Gesù: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Rendete a Cesare quello che è di Cesare. Che cosa ci vuole dire Gesù? Se ricevete dei servizi da parte dello Stato, avete anche il dovere di contribuire al costo dei suoi servizi. Se cioè accettiamo una organizzazione di vita sociale, dobbiamo essere anche coerenti contribuendo al buon funzionamento. È una lezione cioè di onestà leale, quella che Gesù vuole mettere a tavolino. E su questo ci dobbiamo anche confrontare, perché non si ruba soltanto alle persone, si ruba anche allo Stato. E non è giusto rubare. E come si può rubare? Non asportando semplicemente dei beni, ma anche rifiutando la collaborazione o il rispetto dei beni comuni quando li deturpiamo, li distruggiamo. Così come anche faccio degli esempi anche piccoli, danneggiando per esempio un'area di verde pubblico, un giardino, danneggiando i banchi di scuola, come non pagando le tasse, non svolgendo bene il proprio lavoro nelle attività lavorative, nell'ambito dell'amministrazione, chi occupa posti di lavoro pubblico, oppure accaparrandosi dei compensi sproporzionati. E non basta dire, come spesso si sente, lo fanno tutti, è peccato. Evadere il fisco è peccato. Ecco che Gesù dice: date a Cesare quello che è di Cesare. Ma poi aggiunge anche: date a Dio quello che è di Dio. Gesù vuole arrivare a questa conclusione importantissima. Se Dio è al centro della vita degli uomini, si illuminano anche quelli che sono i doveri sociali. Togliendo Dio, nessun diritto, cari fratelli e care sorelle, è garantito. Il vero problema non è tanto quello di distinguere bene il potere terreno
dalle cose che riguardano Dio, con il rischio di creare un fossato inseparabile. Qui si tratta piuttosto di riconoscere il vero potere di Cesare e il vero potere di Dio. Il potere di Cesare si estende fin là dove arriva la sua immagine, la sua moneta. Il potere di Dio si estende fin dove arriva l'altra immagine, che è l'uomo. Fin dove c'è un uomo, lì si estende il potere di Dio, perché l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Ecco l'insegnamento che ci viene dalla pagina del Vangelo odierno. Noi siamo questo capolavoro di Dio, noi siamo l'attenzione di Dio e ciascuno di noi deve rispettare reciprocamente, amare reciprocamente il proprio fratello. Amando il fratello, amiamo Dio. Dopo aver reso a Dio quello che è di Dio, nel tempio, cioè della liturgia, della casa, nel campo anche della nostra stessa coscienza personale, dobbiamo anche rendere a Cesare quello che è di Cesare, nella città, nella politica, nella società. Il Cesare divinizzato, oppure l'interferenza religiosa nella gestione dello Stato, non sono state e non lo saranno mai, non sono proposte evangeliche. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.